di calciomercato.com, ormai ci siamo quasi, la giornata che ci porta Lione-Juventus di questa sera sta scorrendo nella più totale tranquillità e normalità. Anche qui a Lione i tifosi sono arrivati in ultima istanza, come previsto e come già ribadito fino a ieri sera, le istituzioni francesi hanno deciso di confermare la disputa della partita a porta aperta. Ovviamente tutti i possessori del biglietto potranno assistere alla gara di Champions League senza restrizioni, salvo quelle che poi ci saranno all'ingresso, dovute precauzioni. In Francia per il momento, almeno a Lione, non è scoppiata la psicosi, nonostante si sia registrato il primo morto per coronavirus nei pressi di Parigi proprio nelle scorse ore. Abbiamo incontrato diversi tifosi, ci sono dei tifosi in arrivo a Napoli, probabilmente, quasi sicuramente non saranno gli unici che in ogni caso assisteranno alla partita sugli spalti con le mascherine. Altri gruppi organizzati arrivati da Bologna hanno avuto l'indicazione di non rilasciare dichiarazioni a proposito del viaggio e dei controlli. Altri gruppi organizzati, abbiamo contattato per esempio quello dello Juventus Club Doc di Cilento, partito da Roma, come da tradizione non ha ricevuto alcuna indicazione dalla società bianconera a riguardo. Per esempio c'è un po' di apprensione, come soprattutto dei tifosi italiani arrivati in Francia, e non tanto per quel che riguarda l'accoglienza, almeno per ora. Per il momento da Lione è tutto, per calciomercato.com Nicola Balice, continuate a seguirci sui nostri canali social e ovviamente sul nostro sito.